Funzionerà questa strategia. Sentite che dice. Which trading offers? If you implement what I will teach you today, I can guarantee that your trading will become much more successful. Questo tizio si chiama Master. The Master ci garantisce che attraverso la sua strategia avremo molto ma molto più successo. Su cosa si basa la sua strategia? Su DR e IDR, su quindi dei defining range e dei defining range impliciti, diciamo così. Di che cosa si tratta? Andiamo avanti nel video. Praticamente questa strategia è basata sulla sessione di New York, tra le 9.30 e le 10.30 all'orario di New York, quindi da noi sono più o meno tra le 14.30 e le 16.30, si va a creare questa sorta di range, quindi una sorta di concetto di kill zone, di ICT quasi, e noi dobbiamo aspettare la chiusura di questo ciclo. E lui che cosa va a fare? Va a indicare un range dato sia dalle rejection, quindi dal massimo del range e dal minimo del range, che dalla chiusura della candela stessa, perché la chiusura effettiva viene data dalla chiusura del corpo della candela. Quindi questa parte qua sotto e questa parte qua sopra. Appunto. If price is closing above the IDR, you will have an early indication that the low of the DR is the low of the day. Non so se avete capito, praticamente lui dice che se va a chiudere sopra, praticamente il prezzo chiude sopra con il corpo, e noi abbiamo un'indicazione che questo minimo sarà il minimo della giornata, e quindi sappiamo che probabilmente farà nuovi massimi, potrebbe fare nuovi massimi. È un discorso, diciamo così. Poi ci va a fare degli esempi, vediamo. Che cosa va a vedere? Va a vedere che qua si crea questo IDR e poi lui si traccia il fair value gap, va a fare Fibonacci da apertura a chiusura di queste candele all'interno dell'IDR e va a segnalare queste due aree. E sono due aree di interesse dove tu puoi entrare, in particolare però sono le aree migliori, sono quelle sopra il 50% del livello di Fibonacci. E lui aspetta il ritracciamento. Ed arriva il ritracciamento, entra e fa 8000 R di guadagno. Ma sarà effettivamente così? Andiamola a vedere su TradingView, perché questo è quello che ho fatto. Allora, nello specifico, se noi andiamo a scrivere IDR, DR, IDR, escono diversi strumenti che abbiamo a disposizione. Uno, diciamo, molto colorato e carino è questo qui di Luxalgo. Però quello che a me interessa di più per lo specifico per questa strategia è questo DRDR Case Study di TFO. E praticamente se voi lo cercate, vediamo se esce subito, Case Study TFO, dovrebbe uscire. Sì, è praticamente quest'altro, sarebbe Trade for Opportunity, quest'altro ragazzo che ha codificato e ci fa vedere proprio come ha creato il codice di quest'altra strategia. Quindi una roba, diciamo così, fatta proprio su misura, e ci va a misurare solamente il defining range della sessione americana. Mentre invece se mettiamo questo di Luxalgo, ricordiamo Luxalgo ne ha fatti anche molti altri, potremmo ipotizzare che il range viene creato anche durante la sessione londinese, che quindi se ci fosse una rottura a rialzo il prezzo poi potrebbe andare su a rialzo. Come mettere lo stop dipende dalla situazione. Uno adesso così per gioco, tanto per metterlo in questa maniera, oppure uno addirittura potrebbe andare a tracciarsi un Fibonacci dalla chiusura del corpo della candela più bassa a quella più alta e dire ok, io aspetto un ritracciamento più o meno sotto lo 0.5, però voglio vedere anche una situazione dove c'è un fair value gap, quindi io mi vado anche a segnare una zona di imbalance che lo prendo per dire con quest'altro indicatore e vediamo un po' se lo riesco a recuperare. Ecco qua ne abbiamo una, scusate, c'è il telefono di fondo, qui c'è questa prima zona ma non è molto interessante, potrebbe essere anche addirittura qua sotto che il prezzo possa tornare, quindi vediamo un attimino. Vedete, poi qui c'è anche lo stesso DR e DR creato adesso nella sessione londinese, però ripeto, a noi quello che ci interessa è di andare a vedere questo DR e DR con
la sessione americana. Che, perché c'è questo indicatore? Perché ci dà una percentuale di successo dell'86%, la vediamo qua dentro, nelle ultime 36 sessioni, che è andato molto ma molto alto. Quindi, per dire, io vado indietro e dico ok, partiamo dal 6 di febbraio, per dire, dal 7, così partiamo da un martedì, ok, torno indietro e che cosa vado a fare? Mi vado a fare la mia bella strategia per il mio fair value gap EDR, ok, partiamo da qui. Che cosa vediamo? Si scende il time frame a 5 minuti, ecco, questo è importante, non l'ho detto prima. Aspettiamo che c'è una rottura effettiva, diciamo così, a rialzo, a ribasso. Ecco, allora, nel video dov'è? Dell'altro tizio di The Master, poi c'è anche quest'altro che lo spiega, dice anche di guardare le rejection, cioè se arriviamo attorno alle 4:30 c'è già stata questa rejection, quindi del minimo del nostro defining range, potremmo azzardare in modo rischioso anche un ingresso sulla chiusura della prima candela, diciamo così, in M5 fatta bene, con un risk reward, per dire, di almeno una 3, mettiamola così. Ok, però che cosa succede? Allora, e qua c'è la rottura con il corpo della candela, e quindi sappiamo che questo qui potrebbe essere il nostro minimo del giorno, quindi dovremmo andare noi ad aspettare un retest. I retest dove li posso andare ad aspettare? Li posso andare ad aspettare o qua, quindi sul range, oppure mi vado a fare il mio Fibonacci, quindi dal minimo, diciamo così, al massimo di questa strutturina, o addirittura al massimo di questa rottura, se proprio vogliamo essere. Quindi diciamo che livelli più o meno in quest'area da qui in giù possono essere interessanti, ok? Quindi linea arancione o linea verde. Vediamo che cosa succede però, perché la questione è questa: molto spesso il prezzo non torna nell'area di interesse, quindi non ci va a fare il nostro caro retest. Ok, in questa situazione qua ci è tornato proprio sull'area, quindi sul nostro range. Però come facciamo a decidere che questa è l'area giusta? Dobbiamo chiaramente avere un minimo di cognizione della price action e vedere, ok, qua c'è stata questa rejection, qua mi chiude con una spinta. Si azzarda, perché nel trading non c'è nulla di facile, si azzarda un ingresso di questo tipo qua. Magari io vado a mettere lo stop qui, così mi vado a coprire anche il 50 e il risk reward almeno di 1 a 3. Poi vediamo che qua si può fare molto di più, si può arrivare anche 1 a 5. Per cui se voglio anche allargare lo stop, per dire, lo metto a 300 punti, riesco comunque a starci dentro con un 1 a 3. Però delle volte questa situazione qua non succede, per cui che cosa facciamo? Allora, gli ingressi sono di tre tipi: uno, entro qua rischioso; due, entro qua sulla rottura; tre, entro qua sulle retest. Giusto o sbagliato, diciamo così, che non c'è, però sono tutte delle cose che vanno testate di volta in volta, per cui andiamo avanti, andiamo al giorno successivo e vediamo un po' quello che succede. Vediamo se aumentiamo un pochino. Perché poi va fatto così, va fatto un'attività di backtest per accertarsi di quale possa essere la strategia migliore, no? Uno si segna su un foglio di Excel. Ok, vediamo che qua per esempio non c'è stata la rottura, qua c'è stata una certa spinta perché ci stanno una serie di rejection. Io potrei azzardare un'ipotesi di un ingresso di questo tipo. Metto lo stop proprio qua sotto e vado a fare un punto su un 1 a 3. Vediamo. Sto prendendo in diretta con voi, eh. Allora, vediamo. 1 a 3 sta qui. Qui sarebbe. Non è arrivato nemmeno 1 a 2, quindi non avrei messo a break even. Per cui lasciamola andare. Vediamo che succede. Lasciamola andare. Forse qua mi sarebbe entrato a break even. Ok, profit. Un'altra operazione a profit. E non c'è stata, diciamo così, c'è stata adesso la rottura, però per carità potremmo anche ipotizzare, ok, visto che ha rotto, facciamo un Fibonacci dal punto minimo al punto massimo della rottura, che sarebbe questo. Diciamo ok, da qua in giù mi va tutto bene, ok, ma il range dove sta? Il range sta qua, quindi potrei dire ok, o piazzo un
aspettate, o piazzo un retest su questo o su quello più sotto. Qua vediamo che c'è stata la prima reazione, quindi sarebbe già potuto entrare. Io non lo so, sto facendo degli esperimenti in diretta. No, perché poi qui arriviamo alla sessione del giorno dopo addirittura, per cui. Però ecco, qui c'è la cosa interessante, perché che cosa succede? Succede questo, che qua c'è la rottura. Quindi io posso ipotizzare che si vada a ribasso. E in queste situazioni qua, molto spesso, o si entra direttamente, quindi anche qui, rottura e chiusura, ok, entro su quella successiva. E come entro? Entro così. E guardate che l'1-3 è diretto, cioè non c'è molto da girarci attorno. O aspetto il retest sul range, quindi aspetto il retest, lo stop lo metto qui. Oppure lo aspetto il retest interno al range. Però alcune volte non lo fa, nel senso che se mi va a rompere la struttura, al massimo mi può andare a ritestare il defining range. Per cui ecco, va capito un attimino questo discorso qua. Vanno fatte delle prove, va visto. Però come vedete è un concetto molto interessante. Io non lo so se c'è qualcun altro che ha già fatto dei video di questo tipo, ma funziona. Cioè è un indicatore molto stupido e banale, però funziona. Si può utilizzare, ecco, vedete, ad esempio qui c'è questo di Luxalgo, che pure ha creato questo range, l'ha bugato nella sessione londinese. Siamo, uno potrebbe dire ok, entro sul retest, il retest entro così, ok. L'altra situazione quale potrebbe essere Fibonacci dal corpo di questo al corpo della rottura, ok, quindi da sopra il 50 mi va bene tutto. Posso prendere questo order block qui e dire ok, da qua, per dire, perché sarebbe sul 50% di questo, quindi è proprio dove c'è questa candela qui con questa rejection. Ok, mettiamola così. Ops, ok, ho allargato quell'altro. Con lo stop però a questo punto andiamo a coprire tutto. Vediamo un po' che succede. E anche qua praticamente ci siamo andati a target. Ci siamo quasi arrivati. Comunque ecco, è un sistemino che funziona. Io vi consiglio, se non l'avete già provato, di testarlo, perché assolutamente è una strategia vincente. Poi tanto, cioè io vi dico questo, mettete l'indicatore, no? Questo qua. E poi le provate tutte a carrello. Cioè guardate, su GU in questo caso ultime 36 sessioni 83%. Qua 76. Qua al 63 sul Nasdaq 71, cioè io mi vado a scegliere quelle che hanno una percentuale molto alta. Magari c'è qualcosa pure sul 90, vediamo. Vediamo, 83, 64. Qui questo dovete fare, vi mettete lì, guardate le coppie, vi mettete l'alert alle 4 e mezza di pomeriggio, state un pochino prima, magari vi mettete a grafico, fate le vostre considerazioni ed entrate. Cioè non è che ci vuole uno scienziato. Andiamo su Bitcoin 75. Comunque le percentuali sono mediamente molto alte, ecco. Plus di yen. Ok, no, quelle più alte ce l'hanno. Io che ho visto l'euro, l'oro. L'oro tanto, cioè. E poi vediamo un po' sulle azioni, per curiosità. Meta 84, carino. PayPal l'80. Tencent 96. Porca miseria, 96% questa. È una bomba. È una bomba a mano. È una vera bomba. Vediamo un attimo se torniamo per esempio qua, così mettiamo un replay. Qua è rimasto nel range. Ecco perché a poche volte lo buga. Ma quando lo buga, vedete, bam. Probabilmente per quello. Qua pure troppo lungo. Qua pure troppo lungo. Qua ha bucato e poi è venuto giù sul retest di questo anche. Qua è stato un fake out. Vabbè, comunque va testato. Io da poco che l'ho scoperto e ragazzi, provatelo anche voi e fatemi sapere che ne pensate.